Londra è ricca di oltre 2000 anni di storia. Molte delle sue tradizioni più antiche rimangono ancora oggi in voga. I suoi palazzi, cortili e castelli per cerimonie sono i principali monumenti che ne testimoniano la storia. Un certo numero di parate annuali adornano regolarmente i siti più antichi della capitale. Il Queen's Guard è tradizionalmente formato da guardie in piedi nella loro uniforme di gala, composta da una divisa rossa e un copricapo in pelle d'orso. Il passaggio delle guardie è accompagnato dalla loro stessa banda musicale. La musica suonata spazia dalle tradizionali marce militari ai brani di film e musical, tra cui canzoni pop familiari. Per quasi 200 anni, dal decennio 1830 fino ad oggi, dalla regina Vittoria ad Elisabetta II, Buckingham Palace, nel cuore di Londra, è stata la sede della monarchia britannica. L'edificio è un simbolo di potere, tradizione, fonte di orgoglio nazionale e un luogo di raduno per il popolo inglese durante i momenti di gioia e dolore. Situato di fronte a Buckingham Palace, questo monumento di grandi dimensioni fu costruito in onore della regina Vittoria, che regnò per quasi 64 anni. Oggi le stanze del palazzo sono ampiamente utilizzate dalla regina e dai membri della famiglia reale, per ricevere ed intrattenere gli ospiti di Stato, per organizzare eventi cerimoniali ed ufficiali. Nei mesi di agosto e settembre, quando la regina fa la sua visita annuale in Scozia, il palazzo e le sue 19 camere sono aperte ai visitatori. Situato nel cuore di Londra, alla Royal Hyde Park Corner, l'Arco di Wellington è un punto di riferimento per i londinesi e i visitatori. La quadriga del 1912 in cima all'Arco di Wellington è uno dei più grandi di bronzo in Europa. Dalla scultura in bronzo che decora l'arco si possono ammirare panorami spettacolari di Londra, Laos Royal Parks, il memoriale dell'artigliere reale e le loro sculture. La statua di Wellington commemora il grande uomo, le sue conquiste, battaglie e le importanti decisioni prese durante tutta la sua lunga e illustre carriera. Monumenti in memoria ai soldati caduti in guerra fanno parte del panorama del Regno Unito. Essi permettono di percepire non solo il volto mutevole della commemorazione, ma anche la storia militare, la storia sociale e la storia artistica del paese. St. James Park è il più antico parco reale di Londra ed è circondato da tre palazzi. Camminando oggi lungo le strade eleganti di St. James Park, è difficile immaginare che qui, un tempo, pascolassero bovini. Ma 470 anni fa, l'area del St. James era nota soprattutto per le aziende agricole, boschi ed un ospedale per donne e lebbrosi. Il parco è diventato più formale quando Carlo II divenne re nel 1660. Era stato in esilio in Francia dopo la guerra civile inglese ed era rimasto colpito dagli elaborati giardini appartenenti alla famiglia reale francese. Quando Carlo tornò in patria, ordinò la rimodernizzazione di St. James Park.
L'Hyde Park Corner Screen è situato tra Piccadilly Arcade e Hyde Park. È un cancello di 33 metri di larghezza, con tre archi collegati da un colonnato ionico. Il cancello è stato progettato nel 1825 da Decimus Barton come ingresso ad Hyde Park. Hyde Park è uno dei paesaggi più belli di Londra e si estende su 350 ettari. Circa 900 anni fa, l'area che è diventata l'attuale Hyde Park faceva parte della Manor di Eia e apparteneva ai monaci dell'abbazia di Westminster. Vi erano prati punteggiati di alberi. La regina Carolina ha istituito una nuova moda nell'architettura del paesaggio. La regina ha realizzato un grande lago chiamato Serpentine, sbarrando il flusso di Westbourne. A quel punto, i laghi artificiali erano di solito lunghi e dritti. Il lago Serpentine è stato uno dei primi laghi creati in Inghilterra con un aspetto naturale. Ed è stato per questo immediatamente copiato nei parchi e giardini di tutto il paese. È stato inoltre il fulcro delle celebrazioni nel 1814 per la vittoria britannica nella battaglia navale di Trafalgar. Influenzato dalla serie delle croci di Eleonora di Castiglia ed altre statue di Edimburgo e Manchester del XIII secolo, il memoriale Albert di Kensington Garden è uno dei monumenti più grandi del primo gotico vittoriano. La sua stravaganza manifesta l'apice del regno vittoriano e gli interessi, le passioni del principe Alberto. Tutto intorno alla base del monumento, il fregio Parnaso rappresenta celebri pittori, scultori, poeti, musicisti e architetti che riflettono l'entusiasmo di Alberto per le arti. Figure marmoree rappresentano l'Europa, l'Asia, l'Africa e l'America e sono ubicate ad ogni angolo del memoriale. La Royal Albert Hall, parte di un monumento nazionale dedicato al principe Alberto, è oggi uno dei siti artistici più famosi nel mondo. L'edificio è costruito in mattoni rossi e terracotta ed è stato progettato intorno ad un anfiteatro riconducibile a quelli che il principe aveva visto durante i suoi viaggi in Europa. Un fregio che rappresenta le arti e le scienze decora gli ambienti dell'edificio.